Ciao Simone, Ciao, allora, un derby, un 0-0, venendo poi da quello che è successo con il Salisburgo, mi sembra un risultato alla fine meritato da entrambe le squadre. Alla fine, diciamo, dopo quell'espulsione hai avuto paura, perché poi c'è stata pure la possibilità di fare gol. Sì, diciamo che abbiamo fatto secondo me un'ottima partita di grande cuore, di sacrificio, di unione. È quello che avevo chiesto ai ragazzi, perché dovevamo riscattarci da giovedì. Vi ho detto che abbiamo lasciato questa macchia di giovedì che non cancella gli 8 mesi che abbiamo fatto. Però avevamo subito la possibilità di riscattarci contro la Roma, siamo stati in campo benissimo, eccetto un'imbucata al primo tempo, quella di Bruno Perez. Non abbiamo mai rischiato niente, davamo la sensazione di essere, a mio avviso, più pericolosi. Non dimentichiamoci che giocavamo contro la Roma, che è una grandissima squadra, semifinalista di Champions, però ce la siamo giocati alla grande. E poi, insomma, vedere la mia squadra in 10 andare a cercare il gol della vittoria a 48 ore dal nostro rientro dall'Austria, sono stato felicissimo. È normale che avrei voluto vincere, però quando non si vince a volte bisogna accettare il pari. Poi in età, gli ultimi 12 minuti con un uomo in meno abbiamo rischiato sulla traversa di Zecco, però i ragazzi della difesa 5 siamo dovuti passare alla 4, ho dovuto togliere Immobile e mettere Milinkovic a fare il centravanti, però sono stati bravissimi ragazzi. Ciao Simone, ciao. Senti, è la dimostrazione definitiva che questa squadra non è, perché insomma non è la facile dopo quello che è successo a Salisburgo, ma una prestazione a testa e cuore, no? Come si dice spesso nei derby, come quella di stasera. E poi volevo chiederti come è nata la mossa Felipe Anderson e se non è stata un po' prematura la sostituzione, nel senso ci aspettavamo magari, visto che stava bene, magari potevi aspettare un po' di più. Ma no, probabilmente il cambio, sono molto contento di averli fatti tutti e due, perché Lulic, gli va fatto un applauso, perché probabilmente un altro giocatore non avrebbe giocato né a Salisburgo né stasera, perché Lulic ha preso una ginocchiata a Udine, è un versamento sul ginocchio, c'ha dietro il ginocchio c'ha un vastissimo ematoma che gli ricopre tutta la coscia, però un generoso ha voluto giocare, in quel momento ha voluto dare il cambio, sono entrati molto bene in partita Luis Alberto e Lukaku. A quel punto dovevo fare una scelta tra Immobile e Felipe Anderson, mi sembrava che durante la partita avesse corso di più Felipe Anderson, quindi speravo magari in un gol di Ciro, però sono stati tutti bravissimi, perché Felipe Anderson, Immobile, Milinkovic, poi quando è entrato Luis Alberto hanno fatto il lavoro che gli avevo chiesto, e come ho detto prima abbiamo concesso poco e niente se non quell'imbucata nel primo tempo di Nainggolan per Bruno Perez. I ragazzi mi hanno soddisfatto in pieno. Buonasera Simone. Buonasera. 61-60, avendo superato in bene la Lazio questo scoglio, cioè superato uno degli scogli più importanti in questo mini campionato di 6 partite che mancano appunto per ricordare che andrà in Champions, e come ha visto insomma la Roma, c'è la differenza, i punti sono gli stessi, al di là appunto di un'attività della Champions della Roma, chi sta meglio in effetti? Chi sta meglio? Sul campo stasera ho visto molto bene la mia squadra, alla Roma mi hanno fatto i complimenti per quello che sta facendo. L'anno scorso siamo arrivati 17 punti in meno della Juventus, siamo arrivati 17 punti in meno della Roma, adesso se partita alla fine siamo a pari punti, siamo avanti di un punto dell'Inter, siamo pari alla Roma e adesso non ci nascondiamo più. Ci giochiamo queste ultime 6 partite nel migliore dei modi, sapendo che probabilmente senza la Lazio detta da tutti all'ottavo e decimo posto, probabilmente la corsa Champions sarebbe stata chiusa. Però nonostante la perdita quest'estate di giocatori importanti, siamo stati bravi ad acquistare altri giocatori che ci hanno dato una mano. Io ero fiducioso in ritiro, sapevo che non eravamo da ottavo decimo posto, sapevo che avremmo potuto giocarcela. Adesso è normale che rispetto all'Inter abbiamo giocato 16 partite in più, rispetto alla Roma ne abbiamo giocate 8 in più, però insomma quando c'è un obiettivo io penso che la fatica la si superi vedendo un obiettivo lì che era insperato alla vigilia, però adesso dopo 32 partite se sei lì non è un caso. Ciao Simone. Ciao, buonasera. È chiaro che
che voi imparate molto l'Europa League, però come hai detto ieri, a volte anche dalle grandi sconfitte possono nascere delle grandi storie. Si può dire che la trova di questa sera della Lazio, a parte che fosse perdendo prima, può determinare una nuova Lazio, una Lazio, quella che Barolo diceva ancora non siamo pronti due giorni fa, invece adesso, da stasera, è nata una squadra probabilmente che crede nelle sue possibilità ancora di più. Ma che crede nelle possibilità di più, però io sono 50 partite che questi ragazzi mi entusiasmano, penso che entusiasmino anche la nostra gente, perché mi ha vinto una Supercoppa. Siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia dove abbiamo perso il 16° rigore, dove altre corazzate erano uscite al primo turno. In Europa League siamo arrivati ai quarti di finale, poi abbiamo perso male giovedì con due autoreti, e quando spesso accade ti fai due autoreti e perdi. E quindi c'era una macchia di giovedì perché volevamo la semifinale, penso che abbiamo fatto un grandissimo cammino, quindi a questi ragazzi posso fare solo un grande applauso perché stanno mettendo in campo tutto e stanno entusiasmando me e il mio staff. Buonasera mister. Buonasera. Un commento sull'Olimpico di questa sera, sui tifosi, e se la sente di fare un appello per le ultime sei giornate, di continuare così a sostenere la Lazio come l'ha fatto questa sera. Ma io penso che i tifosi siano stati l'uomo in più stasera. Io sapevo che ho cambiato due soli giocatori rispetto a giovedì, però ieri prima dell'allenamento gli ho detto che la stanchezza e le fatiche sarebbero passate quando entravamo in campo, perché sapevo cosa stavano organizzando i tifosi, sono stati meravigliosi, hanno dato una grandissima spinta ai ragazzi, ma è sempre stato così, perché le ultime partite sono, mi ricordo quella in casa col Salisburgo, ma lo stesso Salisburgo so che hanno fatto grandissimi sacrifici, ci spiace non gli abbia regalato la semifinale, però penso che anche i nostri tifosi siano orgogliosi di questi ragazzi, ma noi li ringraziamo perché oggi per noi sono stati molto importanti. Bene, grazie.